mio vino che assaggiate ora è il Commendatore, 100% Syrah, e quello diciamo è il vino di punta della mia azienda. E la mia azienda è un'azienda storica che diciamo è, io sono la quarta generazione che produciamo vino e che lavoriamo comunque sia in agricoltura. E io diciamo che ho ripreso dei vecchi vigneti di famiglia e mi sono, diciamo, mi sono messo a produrre vino da circa 6 anni, quando mi sono laureato in agraria e ho intrapreso questa strada. E la mia azienda produce anche dell'olio che potete assaggiare anche questa sera. E niente, per quanto riguarda il vino, vi racconto un po' come faccio questo Syrah. Questa era una vigna che aveva fatto il mio nonno e io ho iniziato a vinificarla durante la tesi di laurea qui che ho fatto agraria per Firenze. Niente, io ho fatto, allora, la forma di allevamento è completamente cordone speronato e l'abbiamo subito vinificata in piccole botti di cemento facendo delle fermentazioni spontanee. Ho fatto delle fermentazioni fin dall'inizio molto lunghe, arrivavo fino a 30-40 giorni. Sono stato aiutato anche dalla prima annata che era la 2010, era un'annata eccezionale. E poi il vino passa in barrique dove fa la fermentazione malolattica. E barrique più o meno metà nuovi e metà di secondo passaggio e lì gli faccio fare la fermentazione malolattica. In genere ho la temperatura controllata, quindi riesco nella barriccaia a tenere la temperatura intorno ai 20 gradi che faccia subito la fermentazione malolattica. E il vino all'inizio lo lascio un po' sporco, diciamo, ci tengo il feccino fine che è quello che poi dopo gli dà un po' di sapore. Faccio alcuni batonage in base a come sento il vino, come quando l'assaggio, e poi il vino viene travasato e rimesso di nuovo in barrique. Fa un totale di circa 14-16 mesi, dipende dall'annata di barrique, poi viene rimesso in botti di cemento dove si rafferma un attimo e poi viene bottigliato. Questo è il mio Syrah. Allora partiamo dal Syrah di Capriore. Poi mi sono dimenticato che la mia azienda è completamente biologica, è tutta biologica, non utilizziamo nessun preparato chimico e in più negli ultimi 2 anni stiamo utilizzando anche i preparati biodinamici. Lui è rapito da questa cosa dei dinamici, quando non sa se finirà, però per ora si sta andando avanti. E quindi c'hai meno scuse, ricordo. Il Syrah di Gabriele abbiamo già conosciuto, abbiamo fatto una piccola verticale l'anno scorso per chi c'era, quindi un Syrah particolarmente fresco che non mira solamente sull'estrazione, sull'intensità, già dal colore non è così. Syrah è famoso per avere un colore molto intenso e molto cupo, questo invece a volte ha anche dei lampi un po' di trasparenza, però in realtà in questo momento non è sicuramente un difetto. A livello aromatico c'è la nota classica del Syrah, la nota del pepe, del cassis, il black currant, il ribes nero, questa sensazione lo accompagna sempre. Il pepe vi ricordo sempre più o meno uno su due, anzi quasi uno su cinque su di voi in teoria non lo sente, che la popolazione il profumo di pepe non tutti lo sentano, ma è una questione genetica, non è che non c'è, che in realtà il Syrah è uno delle vini più ricchi di rotondone, questa molecola che dà questa sensazione pepata. In ogni caso la spezzatura quella sì, cioè, che può essere va dal sandalo al vetiver, queste note vagamente orientaleggianti. Ma soprattutto è bello questa cosa grandissima intensità al naso, e semmai il problema del Syrah è poi renderlo piacevole, soprattutto in Toscana, renderlo piacevole poi nel bicchiere. Quando lo si va ad assaggiare sentite un bel ingresso molto, molto fresco, dinamico, diciamo, che poi si
prolunga comunque del palato, dove lascia un bel ricordo, una bella sensazione, note di nuovo selvatiche, un po' boscose, sottobosco, ritorna la bella sensazione fruttata, e direi che chiudiamo questa nota sapida. Un vino molto diverso dal 2015 che abbiamo assaggiato l'anno precedente, vi ricordate era comunque un po' più corposo. Tra l'altro interessante che invece di Fabrizio abbiamo stato, 2015, per dire questo, interessante, che è un'annata completamente diversa, anche quello di Gabriele, se vi ricordate, quando c'era l'anno scorso era comunque più corposo e ricco, quindi già bello che cambi l'annata, si senta che si ha, ma che l'impressione sia comunque di un vino più asciutto, più fresco, e questo è proprio il cambio di annata, al di là della coltivazione, al di là di quello che può essere. Però è molto bello queste note balsamiche, queste note quasi di incenso, di eucalipto che vengono fuori in una struttura al corpo che è classica 2016 e che in quest'anno viene molto incontro a quelli che sono un po' il gusto del consumatore, che sapete il consumatore è una brutta bestia perché si abitua.